percorso lungo un anno, un percorso che abbraccia tutto lo stivale, isole comprese, un tifo di quelli che incendiano la regione Emilia Romagna che ci ospita qui dal campo Gambettola. Un saluto da Marco Rompietti, la finale nazionale del CSI categoria ragazzi. La sfida è quella che frappone la polisportiva Orpas contro la Macerata Campania. Emozioni tutte da vivere. Qui il pubblico è assai caldo, oggi sarà una torcida vera e propria che a Gambettola. Break sulla tre quarti. Occhio qui al filtrante, c'è una chance buona, sterzata centro aria, il destro pallone alto, primo squillo della finale, lo porta da Luca Felice. Occhio qui al break, velocissimo, entra in rigore, la sterzata, il destro alla rete! Ha segnato e ha sbloccato la finale con il tripudio del popolo campano. Ha segnato Salvatore Martinelli, l'1-0 per il Macerata Campania. Gran giocata di Martinelli che poi ha sterzato, se ne portava sul destro, ha calciato sul palo lungo. Davanti i gialloneri, davanti la formazione campana. Sguscia ancora il numero 90, alto dribbling di nuovo, tiro e la grande risposta del portiere ci ha fatto tuosto. Visita Ferreira, cerca il dribbling in mezzo al campo e schermata ad avversari a terra. Allora ripartenza di nuovo orchestrata dai gialloneri. Pallone dentro su Martinelli, ancora che entra in area, elude il portiere, il destro naso terra sull'esterno. Si mette spalla alla porta, prova a inventare qualcosa Felice. Si gira, ancora Felice fino in fondo, ma è solo contro tutti. Palla che arriva verso Zan, che prova questo destro. Pallone alto. Andiamo al riposo sul parziale che vede davanti per 1-0 il Macerata Campania che sta conducendo grazie al gol di Martinelli. Ci vediamo anche un piccolo break noi. Posto. Punta a girarsi, è un buon pallone. Sì, Martinelli che si guarda le spalle. Di Maggio, la finta, pallone dentro, il controllo di Martinelli che si gira, vuole il suo destro, lo prova, pallone alto. Lo stesso palla convincente della formazione campana, pallone giocato dentro che scappa, c'è controllo in area, tuosto, calcia fuori, mancando quella che poteva essere forse l'occasione principe per provare a chiudere la contesa quando siamo al 18esimo. Riparte l'Orpas, pallone in verticale, Gabellone in lotta. Prova ad avanzare a sinistra, vedete come si vengono ogni volta che c'è un portatore palla viene triplicato, a volte anche quadruplicato. Gabellone qui fa una bella giocata ma la lunga la perde. Palla che rimane lì, attenzione, c'è lo spazio ancora per infiltrate dentro, polizia regolare, destro! Che riesce a insaccarla, impazzisce il pubblico. Il gol di Luca Felice. Non ho mai fatto una cronaca con un clima così incandescente. Un'azione finalmente capace di far crollare il muro eretto della formazione campana. Felice si ritrova la sfera lì in aria, la calcia, la incoccia a perfezione all'angolo ed è la rete del pareggio, 1-1. Ferreira attacca a testa, Iosita Ferreira rientra sul mancino, cross dentro, la palla che arriva, Felice! 1-2 pazzesco che può valere il tricolore ancora una volta. Luca Felice, il muro giallo-nero è definitivamente crollato quando sono trascorsi esattamente 26 minuti sul chilometro di gara. La gioia dei biancoverdi, l'Orpas l'ha ribaltata tutta con Luca Felice, un'altra conclusione sibillina, il portiere non ci arriva ed è il raddoppio della formazione di Milano, di nuovo con il 7 Luca Felice, doppietta per lui, 2-1 Orpas. Luca! Martinelli va dentro,
sfiorato il pallone che finisce fuori. No, non è stato toccato da nessuno, ma la traiettoria di Martinelli era assai interessante. Lungo Felice Vellotto la prende, ma è giocato lungo, ma ormai Macciata non ne ha più, c'è un fallo. E allora c'è questo calcio di punizione che sarà anche l'ultima occasione. Sale anche il portiere del Macciata Campania. Tutti in the box per l'ultima preghiera di questa partita. Macciata Campania che prova all'ultimo a fondo, punizione battuta lunga, la palla che sfila, la prende e poi invece c'è un tap-in incredibile, a tempo scaduto, ha pareggiato il Macerata Campania dopo 4 minuti di recupero, il pareggio della formazione campana. Non so chi l'abbia toccata per ultimo perché c'è stata la mischia furibonda. Quello che più conta però è che la formazione campana è riuscita a pervenire il pari a quinto minuto di recupero, a partita praticamente conclusa, ha pareggiato il Macerata Campania e con ogni probabilità si andrà ai calci di rigore per assegnare il titolo nazionale. The game over, o meglio, non è ancora finita, si andrà ai calci di rigore per decidere chi sarà il campione nazionale CSI 2022. Tria dei rigori comincia il Macerata Campania, che intanto, non so se notate, porta al maglia numero 63 Martinelli anche i guantoni, quindi dopo andrà in porta a rilevare il suo compagno. Comincia Martinelli, lui che aveva sbloccato la partita. Martinelli, preciso, il portiere è rimasto fermo fino all'ultimo. Va capitano Yusita Pereira, parte laterale, poi calcia col mancino, perfetta la sua esecuzione. Gol del capitano Yusita Pereira. Cassandra contro Catena, forte centrale, battuto il portiere dal corso contro Martinelli che cerca di sfiduciarlo, ma lui non trema dal dischetto. 2-2. Corselli in corsa e ha calciato veramente bene Corselli. Bozzuto contro Martinelli, parte Bozzuto, a segno sotto la traversa. Tuosto contro Carena. Tuosto in corsa, Brevi, rigore centrale con un brevido, c'era quasi il portiere, ma la palla è finita in porta. 4-3. Baltimora contro Martinelli. Martinelli indica un angolo. Para Martinelli, è andato sul versante opposto. E ora è davanti Macerata Campania. Si è tuffato bene Martinelli, si è allungato alla sua sinistra. Salvatore Sbordone, molto teso, l'ho visto con la rincorsa di chissà che quel pallone può pesare tanto perché può valere il titolo nazionale per il Macerata Campania. Sbordone, calcia fuori, ha mancato l'appuntamento. Quinto rigore va l'autore del gol della doppietta, Luca Felice, che ha un compito importante perché non è ancora oltranza. Per arrivare all'oltranza Luca Felice deve segnare contro Martinelli, due grandi protagonisti di questa partita. Felice, perfetto, e allora ancora gol per Felice, si va ad oltranza. Capitan Tavelli, primo tiro di questa sequenza di oltranza, a segno. La partita è sempre appesa a un filo, quindi Mascellani contro Martinelli. Mascellani dal dischetto, ha parato, e i campioni d'Italia sono i ragazzi del Macerata Campania con il loro eroe, l'estremo difensore Martinelli. È festa grande qui al Gambettola, tutti a festeggiare il portiere, ma poi c'è anche un pubblico che vuole l'acclamazione totale. La squadra campione d'Italia dunque è il Macerata Campania, che è riuscito a riprendere questa partita all'ultimo secondo. Ci sono lacrime di gioia da una parte, di tristezza e di rassegnazione dall'altra, tutti a andare a rincuorare il tiratore della formazione milanese, ma è stata veramente una partita bella, intensa, viva. Alla fine a vincere sono i ragazzi in maglia giallonera che sono campioni d'Italia. Il Macerata Campania vince la categoria ragazzi, ci sono anche i lacrime dell'allenatore. Questo è bello perché è quello che significa anche questo sport, il lavoro costante fatto con i ragazzi giorno dopo giorno che poi arriva al culmine e al diventare campioni d'Italia. È la festa di tutti, è la festa però anche di chi non è riuscito a vincere, perché insomma una finale così bella è stata resa tale soprattutto dal grande lavoro svolto da tutte e due le squadre, dalla grande passione impiegata in campo, perché ricordiamoci, il Paspinano è seconda nazionale, non è qualcosa di poco considerevole, ma oggi a vincere sono i ragazzi in maglia giallonera.
Siamo noi, siamo noi, i migliori dell'Italia, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i migliori dell'Italia. Siamo, dai ragazzi, sereni, su, su. Un po' di lacrime non ho mai fatto male, siamo belli gli occhi, dai, siamo. Allora Salvatore, giocatore, portiere, hai fatto un po' tutto, insomma, ami questo sport a 360 gradi? Sì, assolutamente sì, dà sensazioni incredibili, penso che solo questo sport possa dare tali sensazioni. Senti, questa finale è stata una vera battaglia sportiva, sei riuscito a trovare il gol all'inizio, il primo tempo con una grande rete. Magari abbiamo avuto dei cali di concentrazione, ma sicuramente anche un po' stress fisico, perché comunque giocando ieri e arrivando anche ieri ai rigori, però quindi sicuramente abbiamo avuto anche molto stress fisico, però ci abbiamo messo il cuore, voglia, volevamo tutti vincerla, quindi è anche arrivato un gol un po' rocambolesco comunque, però è arrivato agli ultimi 20 secondi e dopo la voglia, la passione del nostro gruppo fantastico. A chi dedichi questa vittoria? Ah, sicuramente a mia mamma, mio babbo e la mia famiglia. Ah, visto che dalla tribuna non ci ho capito niente, mi racconti che è successo a una manciata di secondi alla fine, Manuel? È stato bellissimo. Praticamente non mi ricordo neanche più. Praticamente una palla in mezzo, il portiere non la blocca bene, io ci ho creduto fin da subito, ci ho messo la punta. È andata un po' piano la palla ed è entrata. È stata un'emozione bellissima. Senti, sei un ragazzo giovane, però insomma, come tutti del resto, però penso che questa sia la soddisfazione più bella che ti sei trovato su un campo di calcio. Sì, sono stremato, veramente, cioè, quasi non mi riesco più a reggere in piedi, è stato un tour de force. Veramente, cioè, sono felicissimo. Cosa significa essere campione d'Italia? Secondo me non l'ho ancora capito. Una sensazione incredibile, cioè siamo partiti con questa scuola calcio da 5 anni, cioè 5 anni fa non mi sarei mai immaginato di alzare in un anno soltanto un campionato nazionale, una coppa nazionale, e a pensare siamo un paese di 8.000 persone che siamo riusciti a vincere contro una squadra come il Milano. Davvero non riesco a esprimerlo con le parole. T'ho visto in lacrime a fine partita, che uno dice grandi, piccini, forse la cosa più bella. Quanta soddisfazione e orgoglio c'è oggi per Macerata e per lei? Allora, per noi che veniamo da un paesino di 7.000 abitanti, che dire, è solo, ci abbiamo messo il cuore oltre l'ostacolo. E anche la voce. E la voce, sì. Veniamo da 4 giorni di gare ininterrotte. Siamo un paesino, ho detto, di 7.000 abitanti con tre scuole calcio. Noi ci abbiamo creduti dal primo all'ultimo, abbiamo fatto le fasi provinciali, fasi regionali, fasi interregionali. Siamo arrivati qua all'inizio sperando di vincere almeno una gara. Il nostro obiettivo era vincere una gara. Ci abbiamo iniziato a credere. Prima di venire, gli ultimi 5 giorni, i ragazzi, invece di andare in piscina, mi hanno chiesto di fare allenamento alle 16 del pomeriggio sotto un sole cocente, 40 gradi avevamo a Caserta. Io accontentati, abbiamo fatto gli allenamenti perché ci credevano, perché gli avevo promesso una pizza, per una semplice pizza, vincere una gara. E adesso che cosa promette? Adesso di più, ci faremo prima di tutto, dobbiamo farci... Ancora non stiamo con la testa di quello che è successo, che non riusciamo ancora a capire. È un'emozione indescrivibile, ho detto, un paesino campione d'Italia. Non ci credo ancora.
la gente non sapeva Macerata Campania dove si trova. Macerata Campania in Campania, provincia di Caserta, campione d'Italia.